Barba Renat, barba barba Renat. Ma Renato che fine fa? Renato, non lo so. Perché Renato, perché non sei venuto qui a dirci come si io fa? Penso a Renato. Sì, Renato, però Renato, perché non ci metti in contatto con Oara? Renato, mannaggia te. Fa rima con scammato, Renato. Renato, utente scammato, perché non ci metti in contatto con Oara? E ogni sera, vedete, ogni volta ci mettiamo Hit Parade, altro che... No, e ormai io credo che le persone vengono qui solo per sentire me te cantare, e poi vanno, la cosa divertente, vanno su YouTube e dico che siamo cringe. Voilà. Eccoci qua. Ogni volta è una grande emozione vedere queste sì. Sigle molto legali, professionali, perché sono legali professionali, questo va detto. E noi che non lo siamo. Beh, mai stati e va bene così. Ad ogni modo, caro Gabriele, vorrei un tuo parere su questo capitolo 1045 di One Piece e vorrei anche un parere dagli amichetti in chat, voglio sapere voi che cosa ne pensate. È uno spasso, io mi sono divertito da matti, cioè ho riso tantissimo come non ridevo da quando Queen diventa un serpente. Là veramente uscì dalla pelle dal ridere, e qua anche questa volta mi fa... C'è la scena in cui sono i due occhietti, no? Da dentro. Io pensavo fosse gli occhi di Zunesha, io ho guardato, ma che cazzo è Zunesha che si sta avvicinando nel buio? Poi mi sono visto sti cosi uscire dalle occhi, sono morto, ma mi ha fatto morire da ridere, è veramente uno spasso esilarantissimo. Io... Va bene, perfetto. Allora, io ho letto, poi dopo magari ci addentriamo meglio nelle critiche, sì. Però io ho letto una critica secondo la quale il capitolo è eccessivamente cartunesco, uh-huh. Ed è veramente una cosa inammissibile, arrivati a questo scontro così importante, avere questo scontro disegnato in quella maniera, okay. Soprattutto perché ho letto che molti si sono lamentati del fatto che se ancora ci si può abituare a un Rufy che agisce come un cartone animato, è veramente squallido che anche personaggi come Law, Kid, Tama, Chopper, lo stesso Kaido facciano quegli occhi così. Ok. Io me la sono spiegato in una maniera molto semplice, e poi magari vorrei sapere se pure tu magari potresti essere d'accordo, vai. Chiediamo anche in chat, ovvero che nel fumetto ti viene detto che molto banalmente questo potere è il potere più ridicolo del mondo ed è in grado fondamentalmente di estendersi a tutto ciò che ha intorno. È il risveglio, questo qua, no? Esatto, sei il risveglio del frutto più ridicolo del mondo. A me sembra che se deve influenzare l'ambiente circostante, influenza anche le persone. Per forza. E così me lo sono spiegato. Perché nel manga stesso, cioè, mi spiegava il mala che il termine che usa in giapponese non è influenza l'ambiente circostante, influenza tutto ciò che lo circonda, cioè tutto il resto. Tutto il resto, quindi che siano pavimento, muri, ambiente, alberi, case, persone, animali, anche noi, cioè influenza veramente tutti quanti, quindi ci sta, cioè il fatto che poi gli altri vedendolo abbiano queste esternazioni cartunesche fa parte del risveglio, è un alone di influenza molto ampio, questo sì. Sì. Io il capitolo mi è piaciuto tanto. E la cosa divertente è che ma veramente quasi migliaia di commenti che ho ricevuto tra YouTube per cose private, alcuni hanno detto che io sono un paraculo perché difendo sempre One Piece. Certo. Quando in realtà credo di essere stato di tutta la community forse il più critico nei confronti
del capitolo 1044, cioè, e alla fine ho sentito tante persone che dicono vabbè, però tutto sommato ok, e dicono oh, ma per me non funziona, se dovevo già Shirodo lo stronzo, e boh, mi fanno un po' sempre un pochino ridere queste cose, perché davvero questi ultimi capitoli di One Piece hanno risvegliato l'animale che è nelle, l'animale in senso buono, sì, ecco, certo, che certo, è nelle persone che devono sempre venire a cacacazzo, avete rotto i coglioni, e quindi ve lo dico col sorriso sulle labbra. No, si scherza, vi vogliamo bene, però anche un po' meno, un po' meno, un po' meno. Questo è. Ma guarda, io onestamente, sai che i combattimenti non mi sono mai piaciuti, per me era la parte sempre meno interessante di One Piece, per quanto a me non mi riguardava, e su questo ero, mi hanno sempre criticato, no? Si è sempre criticato per questa cosa. E onestamente questo combattimento è il combattimento che mi sta più piacendo in assoluto. Proprio sì, perché è diverso da tutti gli altri. Ragionandoci, il combattimento Ruffy Kaido è finito nel 1043 quando Kaido ha battuto Ruffy. Sì, questo non è più il combattimento di prima. Questo è un nuovo combattimento tra un personaggio che è nuovo, c'è Nika qua, poi abbiamo in campo volendo vederla in maniera diversa, e la sta gestendo la Nika. Quindi così, in questa maniera cartoon. Cioè io che sono cresciuto a pane e Looney Tunes, veramente. Io c'ho il mio film preferito, dopo Starsky Hatch con Ben Stiller e Wilson, è Super Bunny in Orbita. L'ho cercato in tutti i modi, l'ho trovato, l'ho scaricato, me lo tengo come loro, perché per me è la cosa che mi fa più ridere in assoluto. Mm. Io posso vederlo tutti i giorni, tutti i giorni riderei come un cretino per le stesse cose. Quindi vederle così in One Piece per me è veramente uno spasso micidiale, perché a me fa scassare, mi fanno scassare su tutti i fronti queste cose qua. E io sono d'accordo, nel senso che anch'io l'ho trovato divertentissimo, mi ha fatto pisciare sotto dalle risate, l'ho trovato soprattutto, almeno per me, ecco, l'evoluzione naturale di Ruffy che utilizza il potere al massimo livello. Soprattutto perché, e qui adesso faccio vedere una cosa al volo, boh, questa è una cosa che Ruffy ha sempre fatto, fa l'imbecille tutto sommato, e lo fa, lo ha sempre fatto in tutti i combattimenti topici, si mette le zanne di Arlong perché lui dice vabbè adesso sono come te, oppure qua c'è Ruffy l'acquatico, perché lui combatte seriamente dopo aver bevuto l'acqua. Lui sfrutta la sua immaginazione per combattere, che è la descrizione che ci danno di Nika, i cinque anziani, no? E qua è una cosa che in realtà è l'essere ridicolo. questo è Gongom Bo. Questo è Gongom Bo, cerca di non far capire a Enner cosa avrebbe pensa. Fatto. Oppure io dico sempre, tutto sommato, il Gear Third è estremamente, cioè guardate Ruffy che cazzo fa per fare, no, il pallone d'ossa, è veramente è quello che fa Jerry con Tom quando si gonfia il ditone e lo colpisce. Esatto, per non parlare, io ho preso delle immagini così, cioè forse ci siamo dimenticati di Ruffy che diventa CB Ruffy perché chiaramente non ha più forza, e quindi io non devo stare chiaramente a giustificare un autore per via delle sue scelte narrative, lo critico se lo devo criticare, però alle volte mi è sembrato, soprattutto questo capitolo 1045, da quello che ho letto dalla parte più critica, che si sia voluto criticare un qualcosa che almeno secondo me in One Piece c'è sempre stata, ovvero una parte estremamente ludica anche proprio nel personaggio di Ruffy, che poi chiaramente nei momenti alti, topici, lui facesse il serio, non c'è dubbio. Però questa componente in Ruffy io l'ho sempre vista, e ora che si è risvegliato è davvero come una manifestazione alla centesima potenza delle stupidaggini che faceva prima. Esatto, esatto. E poi lo poi fa... è serio anche in questo capitolo in alcuni punti. Esatto, esatto. E per esempio, ci sono per esempio dei momenti che forse passano sott'occhio se non hai davvero l'occhio allenato, perché per esempio quando Kaido gli dà la mazzata, c'è il momento, c'è la vignetta dove Ruffy vede che sta arrivando la mazzata ed è contento che gli sta arrivando la mazzata, così se la può beccare esattamente per prendere la forma della mazza, poi soffre perché ai. Però lo fa apposta, però è meraviglioso, è veramente fantastico, che è la massima esternazione del capitolo 2 quando si prende quella di Alvida addosso, no? E le dice non mi puoi far niente, io sono di gomma,
e dicevano nel capitolo 2. Mannaggia. E qua è proprio è la progressione di quella cosa. La prende in pieno, solo che adesso non è più Boeing, ma è proprio che si diventa l'involucro della coda della mazza. È bellissimo, è bellissimo. Che poi chiaramente sarà divertentissimo, secondo me, cercare di capire davvero prossimo capitolo che cosa succederà. Spero vivamente che si concluda il combattimento, anche perché Kaido è morto praticamente. No, non lo dico. Deve partire il flashback? Non lo dico. Perché porta così sfiga. Porta sfiga. Sì, perché lo stiamo tirando da 2 mesi e non succede. Per me usciva nel capitolo 1000 il flashback, figuriamoci. E infatti te l'ha dato il flashback, però era quello di Ace. Esatto. E va bene. E io comunque ho una cosa da dire. E perché la cosa secondo me assolutamente divertente, ancora di più, è che davvero tutti quanti dicono oddio quanto è bello il combattimento di Mika, ma io vorrei ricordarvi che Kaido ha comunque tenuto botta contro una divinità, quindi Ruffy che è scarso, questo veramente top scarsone, e Kaido veramente top combattente più potente del mondo di One Piece, veramente? Perché li ha affrontati tutti, ancora c'ha la forza per combattere anche se ormai è stremato. E Onigashima è ancora lì con le sue fiamme. Secondo me Oda da questo punto di vista è stato veramente bravo a delineare anche Kaido come personaggio, perché pur ancora non conoscendo per bene quel suo passato, si comincia un pochino davvero comunque a formare, si è già formato una personalità estremamente interessante, forte, sì. È diventato davvero un personaggio a tutto tondo e prima di Onigashima praticamente non l'avevamo visto. È vero, infatti questo combattimento gli ha dato quello spessore che gli mancava e gli manca ancora quel quid per capire effettivamente le intenzioni, che cosa ci sta dietro la sua storia. Però anche se dovesse farmi vedere un flashback ad esempio, non sarei così dispiaciuto come lo sarei stato prima di Onigashima. Perché comunque gli ha dato quel qualcosa per renderlo effettivamente un cattivo degno di tale nome, secondo me. Sì, e a differenza forse di Big Mom è anche un personaggio di cui ti interessa. Sì. Perché magari c'è anche questo, ancora questo alone di mistero, ci sono delle domande che non hanno risposta, chiaramente dobbiamo vedere ancora tantissimo di lui, bisogna arrivare a capire la faccenda del Joy Boy. Io una mia idea me la sono fatta in realtà. Non so tu. Non più di tanto. Io mi sono fatto una piccola idea, tenendo conto di quando Kaido dice neanche tu sei diventato Joy Boy con Ruffy che casca giù. Sì. Perché noi abbiamo sempre pensato a una sorta di stratificazione riguardante Ruffy che comunque Joy Boy, che era prima ancora Nika. E come dicevamo l'altra volta, secondo me Oda ha fatto il furbone perché sta raccontando due storie parallele. Ovvero c'era chiaramente la leggenda di questo dio del sole, che poi in realtà è il frutto, perché, correggimi se sbaglio, mi sembra di ricordare che quando un frutto è leggendario è il frutto di un qualcosa che non esiste. Invece no. Il frutto mitologico è non c'è differenza. Ok, va bene, ho detto una cazzata. È sempre mitologico. Quindi ok. Potrebbe essere qualcosa che è esistito in un passato che ora è ritenuto tale perché non c'è più. Ok, comunque a me sembra fondamentalmente che ci siano due storie parallele. La prima è quella del guerriero leggendario che portava il sorriso alle persone, eccetera. E poi hai questo Joy Boy, che chiaramente guarda poi, no? E il dio del dio del sole porta la gioia, porta il sorriso, poi c'è Joy Boy, poi vanno su Laughtail e poi ridono tutti e qua si comincia davvero, no? A fare un po' di manfrine col sorriso per forza. Però mi sembra che fondamentalmente Joy Boy assolva a quello che era l'incarnazione del Nika e che non si è riuscito poi a fare una determinata cosa, c'è la lettera di scusa, eccetera, in 800 anni è diventato una sorta di leggenda a sua volta, e un po' come il messia che deve arrivare, ed evidentemente le persone hanno cominciato a dire ah, oddio, un giorno arriverà Joy Boy, oddio, e quindi Kaido non sapeva chiaramente, probabilmente, del frutto Nika, ma pensava che forse ci si potesse diventare Joy Boy assolvendo una cosa che Joy Boy o non ha fatto, oppure che leggende magari tramandavano di secolo in secolo. Potrebbe essere il professore del liberatore di gente. Esatto.
Esatto, così e magari, ha collegato anche Wano a questa cosa, sai che deve aprire i confini, eccetera, eccetera, quindi lui era lì per questa ragione. Sì, quindi diciamo che una cosa del genere funzionerebbe anche. Bisogna un attimo capire adesso poi come Oda collegherà il tutto, perché quello sarà divertente. Esatto, esatto, esatto. Sì. Volevo leggere un attimo un commento, dice il nostro, ma i mitologici e gli ancestrali sono sempre zoo? Per ora sì. Per ora sì. Per ora sì. E invece volevo chiederti, perché poi è una cosa di cui abbiamo discusso, e stasera con te vorrei leggere tre diversi pareri di persone che hanno scritto su questo 1045, perché molte persone hanno cominciato a parlare del fatto che One Piece stia diventando metanarrativo, stia diventando metanarrazione pura, e che forse un ipotetico finale di One Piece potrebbe vedere che il One Piece magari è a sua volta una storia, è una sorta di fumetto, è una sorta di metanarrazione, quindi si può arrivare con, non lo so, l'incontro tra Ruffy e il suo creatore, tra Ruffy e Ichiro Oda. E voglio leggere insieme a voi, insieme a te, insieme a voi, tre cose distinte, okay, che però racchiudono una sorta di pensiero comune. E voglio iniziare con un post che io in realtà ho fatto già vedere venerdì, e lo ha scritto 88 Ferro, l'ha scritto Marco, okay, Ferraris, ed eccolo qui, è su Instagram. Diceva Marco: fantasticherie notturne su un pezzo con spoiler. Lo One Piece è il bordo della pagina, letteralmente. Quel limite extra diegetico che irrompe come una frattura nell'andamento narrativo e distrugge la quarta parete. La consapevolezza di essere un ruolo predeterminato. È tutto uno scherzo, e Joy Boy lo sapeva bene, perché gli era stato dato il potere più grande fra tutti, quello del fumetto stesso. Un corpo malleabile, plastico, che si trasforma, ma soprattutto plasma ciò che lo circonda, i personaggi stessi, caricaturizzandoli come neppure la proprietà della gomma potrebbero mai fare. Il potere più assurdo, senza limiti apparenti se non quelli della fantasia, metanarrativo già dalle premesse. Joy Boy l'aveva testato, si era spinto oltre, prima disegnatore, poi regista, praticamente un dio. Praticamente l'autore, praticamente Eiichiro Oda. Quel pezzo di vignetta, quella realtà terribile, beffarda ma ironica, a conti fatti una barzelletta, era stata tramandata a pochi, ma tanti altri in seguito l'avrebbero cercata sino a renderla uno scopo di vita. Del resto si sa, per fare un personaggio serve un artista, ma i personaggi migliori finiscono per scriversi da soli, sviluppano un libero arbitrio, quasi fosse magia. Anche tu! Pensaci! Anche tu pensi, potresti essere il protagonista di una storia ideata da qualcun altro. Ruffy che incontra Oda è un'idea che mi terrorizza, però è anche l'unica che mi affascina dopo 25 anni passati a pormi sempre la stessa identica domanda. E prima di leggere le altre due, voglio un tuo parere su una cosa del genere. Allora, non mi piace per niente, perché non riesco a collocare tutto questo discorso con il fallimento di Joy Boy, col fatto di avere comunque una storia che tende ad avere elementi mitologici, un'arca che ha una missione, tre armi ancestrali, una storia che comunque abbiamo notizia che risale a più di 5.000 anni fa, quando hanno piantato l'albero di Ohara, quando hanno fatto il palazzo di Lubarna 4.000 anni fa, eccetera. Quindi c'è una storia antica che va a cozzare con tutto questo, secondo me. Il cambio d'epoca, l'era celeste, era il mare circolare, degli alieni che sono sulla Luna, che si sono venuti sulla Terra, tante razze diverse, e in tutto ciò come mi contestualizzi che c'era questo tizio che era conosciuto come il Joy Boy, che poteva fare questo e ha lasciato un fumetto sull'ultima isola e si sono fatti tutti in quattro risate. Cioè, posso ancora capire che il frutto di Nika sia un fumetto e che ci sia stato qualcosa di scientifico che lo ha reso vivo, e da quindi da qua creare un frutto del diavolo che lo contenesse e che potesse continuare a portare avanti la sua volontà in qualche modo, benché questa volontà fosse fumettistica.
ma rendere tutto questa maniera, onestamente non riesco a collocarlo con tutto il narrato che ha fatto finora. Cioè, vorrebbe dire prendere tutto quello che ha fatto adesso, buttarlo via e far finta che non esiste. Perché ci sono storie nelle storie qua, capisci? Sì, però mi viene da farti una domanda, la faccio chiaramente anche in chat, però è solo magari un nostro pippone mentale il fatto che comunque nell'ultimo paio di capitoli ci sia, almeno dal mio punto di vista, una parte di metanarrazione o quantomeno di sfondamento della quarta parete che potrebbe far indurre a pensare a una cosa del genere, oppure di nuovo siamo noi che ci facciamo i pipponi mentali. Ma dove la vedresti tu la rottura della quarta parete in questi due capitoli? Io chiaramente sarà probabilmente quasi sicuramente una sovralettura, però io scherzando, e poi in realtà è successo sul serio, dicevo che l'arrivo di Joy Boy, che doveva del Nika, che doveva portare il sorriso, la felicità nelle persone, è un qualcosa che comunque ha infranto la barriera del fumetto, e vedendo quello che è successo nel mondo col capitolo 1044 di One Piece, si può dire che davvero è tornato Joy Boy ed è arrivato Nika e ha portato il sorriso anche da noi. Dopodiché il fatto che Ruffy sia un personaggio adesso veramente estremamente libero di fare tutto quello che vuole, c'è davvero, io l'ho raccontato anche in video, quella piccolissima vignetta dove si vede che Ruffy rimbalza contro il masso e si scaglia contro Kaido, non con un pugno, non con un calcio, ma con le braccia e le gambe aperte, proprio dire addio, è fantastico. E poi, almeno per me, e quindi sottolineo per me, l'ultima vignetta del 1045 l'ho visto davvero come un messaggio diretto non nei confronti di Kaido, ma davvero di Ruffy che guarda dritto negli occhi, nella camera, dritto negli occhi del lettore, e dice allora ti stai divertendo? E lì Oda avrebbe potuto... Cioè, è regia più che altro. Sì, chiaramente, però c'è anche da dire che tenendo conto, ecco, della grammatica del fumetto, Ruffy lì è ancora in aria, e se atterrato a terra, come immagino, Oda avrebbe potuto utilizzare 7894 inquadrature differenti. Quindi, non lo so, a me sembra comunque che un certo tipo di... forse meta narrazione davvero di un fumetto che vuole rompere la quarta parete, per me c'è, però non so gli anche perché se no non si spiega come tante persone, adesso te ne voglio far leggere anche un'altra, abbiano comunque pensato la stessa cosa più o meno, e quindi ti voglio far leggere anche quest'altro pezzo, questo è un po' più lungo ma ce lo leggiamo insieme, ed è di One Piece Lab. Okay. Le avventure di Nika, Dio del Sole, un manga divertente, si intitola. Il capitolo 1045 contiene un dettaglio che mi ha illuminato, facendomi scaturire un pensiero che mi ha fatto riflettere sulla vera natura di Nika. Il post si basa su un dettaglio del 1045, non vi rovina la lettura del capitolo e va bene. Io non capivo nel capitolo scorso perché il frutto di Nika fosse un frutto mitologico. Mi chiedevo, Nika era una persona reale dei tempi antichi che per qualche ragione aveva un corpo di gomma ed il suo DNA è stato usato per creare un frutto del diavolo? Ora sono sicuro che sia giusto che questo frutto sia un frutto mitologico perché credo che Nika non fosse una persona reale. Vabbè. Ciò che ritengo illuminante viene da Yamato quando dice che i capelli vestiti di Ruffy stanno diventando tutti bianchi. E questa è una cosa che ho letto spesso, ovvero tutti riconducono, ecco, anche alla metanarrazione il fatto che Ruffy sia diventato tutto bianco. Io però ricordo sempre che il colore del sole è bianco. Noi lo vediamo giallo perché chiaramente entrano in gioco tanti fattori come quello atmosferico. Però se Ruffy rappresenta il dio del sole, quando ha mangiato il frutto Nika e si risveglia come Nika, se diventa bianco è perché secondo me il sole è bianco. Però, a me si può andare anche al di là, perché allora il punto sta secondo me qui: se soltanto capelli e vestiti diventano bianchi, e vabbè, se diventa anche la pelle siamo già a un livello successivo, perché quando dice che capelli e vestiti, poi Kaido dice che è tutto bianco, però non capisci se effettivamente poi bisogna tenere presente ciò che dice Yamato o no, se è tutto bianco. Perché, ad esempio, se Nika è legato alla luna, come abbiamo visto poi quella splash page settimana scorsa che salta
e c'è la luna gigante, eccetera, eccetera. I Mink stessi si trasformano, diventano bianchi, ad esempio, con i capelli bianchi, pelo bianco, diventano sfavillanti. Quando, ad esempio, anche a Fishman Island ci sono i pesci che si mangiano le pasticche del tamatebaco e si trasformano e diventano con i capelli bianchi, gli occhi rossi, che diventano quasi mannari anche loro, perché per me quella cosa lì è quasi un parallelo ai Mink, come se fosse un farmaco per simulare la trasformazione in Sulong. Sembrano tutti riferimenti alla luna, anche stesso Cosoli, King, ha i capelli bianchi, benché abbia la pelle scura. Cioè, il fatto del bianco e poi il collegamento chiaramente alla luna e tutto qua, cioè, non è una cosa che è nata da ieri e basta, è una cosa ricorrente del pelo bianco e legato alla luna. Poi giustamente tu dici il sole è bianco, non è giallo, praticamente la luce è bianca, eccetera, eccetera. Quindi c'è da capire in che termini se lo sta raccontando qua Oda, se vuole farti dire che lui è tutto bianco, perché poi tu vedi anche la fascia alla vita non è bianca, ad esempio. Il cappello e il paglia non è bianco. Rimane così. Rimane uguale. È interessante. Qui il nostro amico di One Piece Lab dice proprio anche quello che ha detto Marco 88 Ferro, ovvero nella realtà del manga i personaggi sono colorati, tuttavia per noi lettori i personaggi sono bianchi o al più inchiostrati. A mio avviso invece Luffy si decolora e diventa bianco solo quando si trasforma in Nika. Questo perché chiaramente il Nico originale fosse completamente bianco, e quindi fondamentalmente dice che è un manga anche lui, e quindi anche qui parla fondamentalmente di metanarrativa, vedi, metanarrativa pura, e quindi riassumendo, l'idea che Nika non fosse una persona reale bensì un personaggio di un manga mi è nata tenendo conto dello stile di combattimento cartoon e del fatto che diventa tutto bianco. Io lo trovo interessante. Che sia o non sia, perché se tante, poi ce n'è anche un altro che te lo voglio leggertelo velocissimamente, perché se davvero tante persone hanno pensato la stessa cosa, non so se è perché c'è un fondo di verità, ma forse perché alcune persone sono portate a pensare che potrebbe esistere questa cosa. Io trovo interessante la meccanica dietro. Certo, il problema per me va veramente qua a toccare gli ingranaggi proprio primari del manga. Cioè, può anche starci che ci sia una storia nella storia, però vorrei che si mantenesse a questo punto che la storia della storia sia diventata viva grazie a qualcosa che nella storia è reale. Perché altrimenti, cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, Roger che arriva lì e dice non ha capito niente, se la ride, gli piacerebbe essere tutto nella tua epoca, perché nella sua epoca cosa c'era? Erano tutti i cartoni animati? Cioè, mi verrebbero... Boh, non lo so, c'è qualcosa che non mi torna. Cioè, tutta la storia antica andava a quel paese a questo punto. Sì, questo è verissimo. Questo è verissimo. Ed è anche, diciamo, la problematica che mi sono posto anch'io quando alcune persone chiaramente me l'hanno chiesto. Io magari ho risposto. Ho detto: è affascinante come idea, come ipotesi. Però poi come fai a incastrare con quello che hai detto tu, come lo incastri con Ilunaria, come lo incastri con il mare? È troppa lore dietro, capisci? Sì. Cioè, sì. A meno che, ad esempio, Vegapunk, che 500 anni nel futuro. Salutiamo il maestro Gualtierone. Salutiamo il maestro Gualtierone. Ti mandiamo un bacio, sai, ti vogliamo tutti bene. In un passato antichissimo hanno costruito questa macchina che rendeva vere le cose immaginarie, cioè anche la tua fantasia, potevi crearti un mondo di fantasia. Allora questo, cioè, andrebbe comunque a implicare un inserimento della scienza nel discorso. Cioè, i 100 anni di vuoto è stato un periodo in cui hanno ripulito il mondo da queste creature fantastiche che sono uscite dalla mente di questo folle genio di 900 anni fa, ad esempio. Però ecco, però mi mantieni il background, mi mantieni comunque la storia che mi hai raccontato finora. Certo. Brutte storie, più che altro non lo so, è divertentissimo. È il bello anche di One Piece questo, alla fine, diciamo sempre, il fatto che tutti possono un attimo dire il cavolo che gli pare e riuscire anche a ragionare
in questo modo molto, molto astruso. E ti volevo far leggere, farvi leggere velocissimamente anche quello che ci racconta Andrea Cava, che dice fondamentalmente che è un po' lui il padre nobile di questa teoria, che però in realtà non ha nulla a che vedere con la metanarrazione. Ok. Ci racconta Andrea, dice: tutto nasce dal fatto che Kaido dice che Ruffy è diventato bianco nel 1045 e questo mi ha fatto riflettere su chi o cosa fosse Nika. Il frutto di Ruffy è mitologico, quindi Nika non è mai esistito realmente nel passato di One Piece, un po' come la Fenice, la Volpe a nove code, eccetera eccetera eccetera. Ed inoltre Ruffy diventa completamente bianco e si comporta come un cartone animato. Chi è immaginario non reale, bianco e combatte in modo assurdo? Risposta: i protagonisti dei manga. Nella realtà interna ai manga, i personaggi hanno dei colori e si vedono colorati come se fossero nell'anime, e questa cosa vale anche in One Piece. Ma per noi lettori sono dei personaggi bianchi o dal massimo inchiostrati. E quindi il fatto che Ruffy diventi bianco, che combatta come un cartone animato e che il frutto sia mitologico mi fa pensare che non sia mai esistito un vero essere umano, Nika, con il corpo di gomma nel passato, bensì che questo fosse il protagonista di un fumetto. Un manga dentro il manga, così proprio come esiste Sora il guerriero dei mari, che è anche quello di cui fondamentalmente parlavamo tutti. Per quanto mi riguarda, One Piece è un modo per staccare dalla realtà quotidiana ed immergermi in un mondo che amo, dimenticando per un attimo i problemi del quotidiano. Questa analogia la si potrebbe vedere nel racconto di Indovina Chi, con gli schiavi che si dimenticavano dei loro tormenti leggendo il manga di Nika e divertendosi con le sue avventure. Se erano schiavi, non so se gli potevano dare il manga, però vabbè. Poi penso che questo Nika immaginario sia stato usato come base per creare il frutto mitologico, quindi il frutto di un essere immaginario, comunque non propriamente reale. Tornando al discorso One Piece, noi sappiamo che là si scopre la storia antica, ma io che il tesoro lasciato da Joy Boy lasciato su quell'isola fosse il manga di Nika, che sarà poi letto in futuro da Roger. Manga che contiene una storia divertente, che faceva ridere gli schiavi nel passato e ha fatto ridere Roger nel presente, tanto da decidere di battezzare l'isola col nome di Laughtail. Da notare, vabbè, che lei di Tornaito, bla 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 bla, disse che Wano sarebbe stata importante. Come vedi, nulla di metanarrativo, ma qualcosa di estremamente simile a Sora, guerriero dei mari. E fosse una cosa del genere non sarebbe neanche brutta in realtà. Mi manca quella scientificità che mi rende vivo Nika, cioè i frutti del diavolo ci hanno detto finora, poi vedremo se Vegapunk confermerà o meno, che hanno dentro il fattore di lignaggio, ce lo spiegano durante la saga di Whole Cake, eccetera eccetera, quindi anche gli Smile vengono creati col DNA degli animali per portare avanti, no? Il discorso. Ci racconta il maestro, dice che il termine giapponese per quel mitologico è, non so come si pronuncia, ovvero fantabestie. In lingua giapponese vi è una forte allusione all'idea che queste figure, più che mitologiche o leggendarie, siano fantastiche, non esistenti nella realtà. Il punto è che anche nel nostro mondo ci sono creature che vengono definite mitologiche perché è impossibile per la nostra modo di pensare, di vedere, che siano esistite davvero, no? Però che cacchio ne sai che un tempo in cui la storia non veniva raccontata o scritta, quelle creature vivevano davvero? Questa poi fa la base poi delle fantascientifiche teorie degli antichi astronauti, eccetera, eccetera, no? Cioè, su che base tu puoi dire... In un mondo di fantasia come One Piece, tu su che base puoi dire che quelle creature... 5.000, 6.000 anni prima del presente, dove noi sappiamo cominciare più o meno la storia, non fossero veramente esistite, e le persone attuali, nella loro ignoranza, che non sanno neanche che cosa sono i frutti del diavolo tante volte, possono immaginarsi che una fenice, un Buddha, o che cacchio ne so, un drago esistessero davvero. Certo. È quello il discorso. Cioè, tu hai visto le sfingi ad Impel Down, le chimere? Cioè, sono creature mitologiche? La cosa divertente è che anche se sono creature mitologiche, voglio un attimo ribaltare il maestro Gualtiero, non si arrabbi, voglio anche un attimo ribaltare il pensiero di Gualtiero, perché nel momento in cui esiste un frutto di un mostro mitologico e se anche non fosse esistito nel passato, nel momento in cui Kaido si è mangiato il frutto e si trasforma in drago, il drago esiste. E quello forse può essere, non lo so, Vegapunk che crea i draghi a Punk Hazard, con cosa li crea?
col DNA del frutto di Kaido li ha creati, quindi comunque del DNA di drago è esistito da qualche parte, e quindi i draghi in qualche modo sono esistiti da qualche parte, a meno che appunto torniamo all'idea, quella diciamo prima, che un tempo c'era una macchina che creava cose immaginarie e le rendeva reali, no? Cos'è certo. Parlava di Dodo, che il Dodo è da molti ritenuto una fantabestia, un essere leggendario mitologico, ma non confermato come realmente esistente. Si dice che è andato. Io voglio un attimo ritornare proprio per chiudere un attimo proprio questa questione di metanarrazione di fumetto nel fumetto, perché noi diciamo sempre che una volta che ci si arriva, Ryuma ha ucciso un drago, dice Dride 9. Certo. Poi bisogna capire che cos'era quel drago, però. In Monsters era un drago, era un dragone, ecco. E poi se era tutta una sorta di leggenda che puntava ad altro non lo sappiamo ancora. E io voglio un attimo ritornare proprio per chiudere il discorso in maniera definitiva, totale e tombale, alla questione tra virgolette della metanarrazione, perché noi raccontiamo sempre, e questo ce lo dice il manga, che i testi dei poneglyph devono essere portati, condotti all'isola finale, all'Aftail, e che se messi insieme in un deliberato ordine ti raccontano una storia, o come diceva Tamago si mettono a cantare. E a questo punto io non so che cosa c'è all'Aftail, non ne ho la più pallida idea, però ammetto che non mi dispiacerebbe se, oltre alla pistola, che è chiaramente l'arma ancestrale per antonomasia, effettivamente non ci sia un oggetto veramente riconducibile a una storia che li ha fatti ridere tutti. Può essere un fumetto, un libro, oppure può essere l'ordine per mettere i testi dei poneglyph, non lo so. Però io ricordo sempre una cosa, ovvero che Roger all'Aftail, e chiaramente forse Oda ai tempi non se n'era ancora studiato, non parla mai di Nika, parla di Joy Boy. Quindi il fulcro della questione diventa proprio questo Joy Boy, che noi a questo punto sappiamo aver mangiato anche lui il frutto Nika, per forza, perché quando Ruffy si risveglia, Zunesha sente il battito del cuore, che è evidentemente identico a quello di Joy Boy quando si risvegliava, e quindi lì non si parla neanche più di tempi ancestrali, si parla di 800 anni prima, perché Gold Roger non dice a tizio che abitavi nell'era del mare celeste, mi sarebbe piaciuto vivere i tempi tuoi, dice proprio a Joy Boy, che storia divertente, avrei voluto vivere ai tempi tuoi. Sì, esatto. Quindi il punto diventa anche quello, ovvero che il frutto è un qualcosa che chiaramente è capitato a Joy Boy. Joy Boy è stato l'unico stronzo prima di Ruffy che l'ha risvegliato, ma evidentemente non è riuscito a portare a termine dei determinati compiti che adesso Ruffy deve assolvere, punto. Esattamente. Questo secondo me è un attimo, che poi sia un fumetto, che sia un libro, che sia davvero tutti i poneglyph messi in ordine, proprio tutti quelli importanti, lo scopriremo solo vivendo, quando One Piece finirà, se finirà, perché io comincio ormai a non avere più neanche questa certezza, non lo so, però è tutto molto bello. E invece tu mi hai chiesto, sì, quando abbiamo organizzato tra virgolette il nostro One Piece Deep, di parlare un attimo anche di tutto quello che si è creato a livello di fandom, di critiche eccetera, perché hai visto cose che non ti sono piaciute, oppure no, che non lo so, non mi hanno piaciute, però appunto ho visto la disperazione. Ho visto scene da sagra dell'uva, veramente. C'è chi ha bruciato tutto il manga, chi ha bruciato poster, cose veramente. Ma io dico, come si fa a dimenticare anche 1042 capitoli precedenti e urlare allo scandalo per due capitoli dove tutto sommato non hai capito ancora niente di quello che è successo? Oggi ragionavamo in live, eravamo io e Teo, e parlavamo con un ragazzo che appunto diceva, ma scusatemi, 800 anni sono un'enormità, cioè noi prova a pensare a 800 anni fa adesso, eravamo nel 1200, e diciamo che è dal 1200 che
non scoppia più una guerra, ok? Tu penseresti mai che nel 2022, dopo 800 anni che non ci sono guerre, quindi dal Medioevo, da un giorno con l'altro ne scoppia una? Cioè, per me ci sta anche che il governo mondiale si sia veramente seduto e abbia dato per scontato che era una cosa che ormai non succedeva più, non conoscendo magari profezie che ci sono, non conoscendo dettagli che i protagonisti sono a stretto contatto, eccetera, eccetera. Cioè, per me funziona. Diciamo che, allora, il mio cervello qui si divide in due. Lo so. Ovvero, c'è quello che legge il fumetto in quanto fumetto e lo accetta. Ma lo accetta perché abbiamo visto sul serio che il mondo di One Piece governato dal governo mondiale non solo è un mondo profondamente ignorante e che quindi solo quei pochi che conoscono dei barlumi di storia hanno davvero il potere, lo detengono il potere nel mondo di One Piece, ma si vede sul serio che agiscono come statali e quindi se possono scappottarsi di fare le cose lo fanno, quindi figuriamoci. Da quel punto di vista uno si fa una risata e via. Da un altro punto di vista, e quello è il punto di vista che io tengo sempre in conto in quanto narratore, anche se io non sono il narratore di One Piece, chiaramente sono un semplice lettore, ma cerco comunque di capirli quali sono i meccanismi narrativi, sono un po' delle cose che chiaramente sono estremamente stiracchiate. Però per ritornare a quello che dicevi tu, chi legge comunque fumetti o chi legge fiction tende anche in linea di massima a passarci su e puoi discutere, lo puoi criticare, poi dici su tante cose che non vanno, però poi il fulcro della questione, ne parlavamo anche ieri proprio qui su questo canale, quello che dici tu, ovvero sembra che per molti, anche quelli che si sono svegliati all'improvviso dal torpore, che non parlavano mai, non hanno mai parlato in vita loro di One Piece, sia esistito solo il capitolo 1044 e il capitolo 1045, dimenticandosi che in realtà ci sono 25 anni di serializzazione dove non solo ci sono state altre cose brutte, secondo me, ma ci sono stati anche punti estremamente interessanti, lirici, fantastici, divertentissimi, potentissimi. E se, poiché si sono fatti anche dei paragoni di un certo livello, noi lettori ci siamo fatti andare giù qualsiasi boiata all'interno di Naruto, all'interno di Bleach, all'interno di Hunter x Hunter, all'interno di U degli Spettri, all'interno di Ken il Guerriero, all'interno di Capitan Tsubasa, all'interno di, mettete qualsiasi shonen o anche seinen di mazzate che vogliate, non vedo perché poi non possiamo continuare a divertirci leggendo One Piece, soprattutto perché, almeno per me chiaramente, il piatto della bilancia tende sempre in favore delle cose positive. Quindi se ci sono 98 cose positive e 2 cose negative, le 2 cose negative non riescono a pareggiare il conto con le cose positive, ma laddove anche ci fossero 51 cose positive e 49 cose negative, il mio piatto della bilancia tende sempre a valorizzare quelle cose positive rispetto a quelle negative, e quindi alle volte vedere proprio anche la gente che ha sclerato, brucio i capitoli, brucio i volumi, che schifo, oddio non leggo più One Piece, ma da merda, oppure ho letto certi commenti davvero nelle sezioni dei commenti mie, tue, di qualsiasi altro creator, cioè veramente mettersi le mani nei capelli, e sono delle cose che io davvero faccio molta fatica alle volte a concepire. Anche persone che, lo raccontavo stesso ieri, hanno mai commentato in vita tua, vengono solo per commentarti, per delegittimare il tuo lavoro. Certo. Perché non si sa. Follia se pensiamo che è un fumetto. E ho letto spesso, oddio, non è la critica della ragion pura di Kant. No, questo non vuol dire che non se ne possa parlare, però sempre fumetto è alla fine. Questo è. Non lo so. Cioè, lasciato il tempo che trova. Poi posso capire che dici, ma ad esempio i Gorosei perché non hanno prevenuto invece di curare il male? Quello, su quello possiamo discutere. Però tu non sconosci il loro modus operandi con cui hanno sono mossi in 800 anni da questa parte. Magari Im veramente ha un controllo totale, tombale su tutto. E loro si sono seduti su questa cosa, cioè il fatto di cancellarla le persone quando danno fastidio, far questo, far quello, basta un ordine. Non conoscendo gli 800 anni di pregresso che hanno portato poi queste persone a
reagire così, se mai ci sarà un senso a questa cosa, non puoi neanche giudicarla, secondo me, perché non lo certo. sai. Cioè, se poi arrivi alla fine, ultimo capitolo, e non te l'ha spiegato, allora puoi dire che sei stato un bello stronzo che non ce l'ha spiegato. Cioè, lì dici, vabbè, allora potenzialmente sì. è un buco. Sì. Su questo sono d'accordo, anche perché io, che comunque davvero sono stato molto critico, alla fine comunque dico, vabbè, vediamo cosa succederà, anche perché poi alla fine Oda ormai lo conosciamo e fa sempre questo giochino dove magari ti dà, ecco, una risposta e alla fine ci mette altre tre domande, quindi tutta la faccenda ancora del Gom Gom col frutto Nika, che è ancora un pochino appesa lì, in realtà la potrebbe tranquillamente gestire come vuole, perché si è lasciato tutti gli spazi di manovra possibili e immaginabili. Così come, per esempio, ecco, no, ho letto anche tante critiche riguardanti proprio la faccenda della volontà, di cui però abbiamo discusso settimana scorsa, e a me sembra, ecco, lì alle volte anche appigliarsi forse al nulla, oppure voler fare un pochino troppo l'avvocato del diavolo del lettore cacacazzo. Io raccontavo, se nel Signore degli Anelli Tolkien mi racconta che l'anello di Sauron c'ha una sua volontà, perché non dovrei accettare all'interno di un racconto che il frutto del diavolo modello Zozo può avere una sua volontà? Scappa, Sauron voleva tornare, l'anello di Sauron voleva tornare da Sauron, e il frutto del diavolo scappava dal governo mondiale. Può piacere, lo capisco, può non piacere, lo comprendo, però quella è una cosa che tutto sommato non mi ha disturbato più di tanto. Vero sì, è che comunque può essere il fatto che nella canzone ha detto dice subito e 4 dice 1044 capitoli dopo. Questo è, diciamo, forse la problematica maggiore, ma è anche vero comunque che se teniamo conto, e questo è un discorso che pure abbiamo fatto, della natura seriale di One Piece, sì, esattamente. È anche vero che comunque quelle che teoricamente poi sono le informazioni più importanti per creare hype o per fare, diciamo, il colpo di scena finale, te le puoi tenere anche per la fine. L'importante è comunque arrivare, e qui lo dico con un bel po' di anni in anticipo, alla conclusione di One Piece con tutti i tasselli al proprio posto, perché nel momento in cui chiaramente ci saranno delle cose che non dovessero tornare, uno poi lì fa la critica per me, dice, però guarda, come hai detto tu, è stato uno stronzo perché non ce l'ha spiegato, perché non l'ha saputo fare. E quindi lì uno alza le mani e dice vabbè, cioè, alla fine è una cosa che, di cui discutevo con Leonardo Berghella, cioè, alla fine One Piece è diventato negli anni molto finalizzato al cliffhanger finale del capitolo, cioè tutto il capitolo è finalizzato al cliffhanger dell'ultima pagina, è tutto portato lì. Ciao Fitz. Per una privata 144 capitoli non aver capito quasi nulla, non è un po'... sì, lo è perché è dilatata su tantissimo tempo, Mattia, lo è per questo. Lo è assolutamente. Sì, è una nota di demerito. Io aggiungo una cosa, aggiungo una postilla. È una nota e diventerà un problema nel caso in cui tutto quello che non è stato raccontato, quando verrà raccontato, non andrà a tappare tutti i buchi. Perché lì allora diventa proprio una cosa, dice, vabbè, è andata avanti, l'ha tirata per le lunghe, poteva fare un pochino più stretta. Però io ammetto candidamente, e forse lo dico senza neanche avere paura, magari forse qui è l'anima del fanboy che c'è in me comunque, tutto sommato alla fine poi Oda le cose quando vuole te le spiega anche solo con una vignetta. Basta anche pensare a questa cosa triplice di Rufy che è Joy Boy, che è Nick, che si è risvegliato. Alla fine gli è bastata una vignetta, quando lui si alla fine del 1043 che si gonfifica con l'elefantone che dice oddio, è tornato Joy Boy, e c'è il balloon con scritto Nika. Gli basta una vignetta, così come per esempio risolvere il poneglyph dell'isola nel cielo, gli è bastata una vignetta con la scritta di Gold Roger. Siamo noi che alle volte forse o pretendiamo troppo, oppure vista la natura, ecco, elefantiaca di One Piece, ci aspettiamo sempre che poi le spiegazioni debbano essere lunghe volumi interi. Alla fine Oda credo che basterebbe, proprio capitolo alla mano, un volume
un volume di One Piece per raccontarti tutto, quindi 10 capitoli per raccontarti tutta la macromitologia di One Piece, tutto quello che c'è dietro, tutti i misteri, perché poi ci sono quei capitoli talmente pregni, come quelli su Zoo per esempio, dove in un solo capitolo Oda ti mette 7774 informazioni e va a tappare tanti buchi. Sì, poi ecco, il fatto che lui si perda in 1000 capitoli e... questo secondo me è una cosa soggettiva, perché chiaramente se qualcuno mi viene a dire però non ti sembra troppo diluito, io potrei dire di sì, però è anche vero che comunque One Piece vive di questa natura episodica, e quindi fin tanto che poi riesce a raccontarti tutto, se arriva al finale dove ti ha raccontato tutto, tu comunque non gli puoi dire niente se ti ha raccontato tutto, quindi da quel punto di vista bisogna aspettare. Se sia poi ecco, efficace o meno, è la narrazione secondo me che ti dà la risposta, che poi a una persona piaccia o non piaccia è un discorso puramente soggettivo. Sta chiaramente al singolo rispondere, ecco, se ti basta una vignetta oppure no. Se la vignetta serve comunque per raccontarti la storia, allora ti faccio un esempio, la vignetta dei 5 astri di saggezza che ti raccontano del frutto Nika, ti basta oppure no? A me no, perché in quella vignetta è estremamente lacunosa secondo me. Certo, questo però non esclude il fatto che magari fra 300 capitoli, faccio un esempio, lui non ti spieghi la natura lacunosa di quella vignetta, allora lì direi vabbè, l'ha spiegato e via. Se non lo spiega, sì, è un problema. Questo è il discorso che chiaramente faccio io. Certo. Sono d'accordo. Cioè, sono d'accordo. Senti, invece non so se tu ce l'hai a portata di mano. Volevo un attimo esulare dal discorso del 1045. Sì. Prima magari di rispondere a qualche domanda. Perché sono uscita SBS del nuovo volume di One Piece, ce n'era una. Sì. Quella su Zoro? Quella su Zoro la volevo leggere insieme e commentarla. Sono due quelle in realtà interessanti. La prima, okay, si ricollega al capitolo 1 e dice praticamente, adesso qua te la leggo, qua. Ciao Daci, è da un po' che me lo chiedo, quando e dove Ruffy ha imparato il termine re dei pirati? E gli dice, ne ha parlato Shanks durante quando era lì a Fush, naturalmente non gli ha detto che era un membro della ciurma di Re dei Pirati, e prima di incontrare Shanks Garp gli diceva di diventare un Marine, ma Ruffy, che voleva essere libero, naturalmente ha resistito. Di questa cosa ne parlavamo appunto quando abbiamo fatto la live sul capitolo 1, e si diceva perché gli dà il cappello eccetera eccetera, no? Com'è che Ruffy dice io diventerò re dei pirati? Probabilmente Shanks gli parlava di sto fantomatico re dei pirati che aveva ottenuto, certo, tutto quanto, e quando Shanks dice no, tu non sei un pirata, non lo sarai mai, dice brutto stronzo, come ti permetti, allora io diventerò re dei pirati, no? E quindi questa è molto carina. Mentre l'altra, quella su Zoro, dice ciao Daci, a giudicare dalla diffusione della colospe del 1031, Beppo è il numero 2 dei pirati Heart. Sono rimasto sorpreso, perché pensavo che lui, Penguin e Shachi fossero tutti il numero 2, tutti il vice, quindi si contendessero questo ruolo di numero 2 della ciurma. Quindi Beppo, in forma su Long, è il più forte di loro? Dice. E Oda risponde. Ah, stai parlando di quella con lo spread, no? Zoro, così come molti altri in questa copertina, non portano il titolo di vice capitano. Questi numeri due di uomini sono tutti scelti arbitrariamente. Dice, di solito Shachi e Penguin sono molto più affidabili di Beppo. Però siccome loro hanno visto diventare su Long, hanno scelto di identificarlo come il più forte tra loro. Quindi sostanzialmente questi sono i più forti. Quindi sostanzialmente potevamo pure far finta che la risposta che ci siamo inventati era vera. Era vera. perché è così, proprio dato la stessa risposta, sì, che ci siamo inventati noi. Sì, cioè la risposta è proprio che non c'è un vice, non sono tutti vice, perché poi ci sembra che ci sia Bang Bang, ma mi sembra tra questi, quindi comunque sì, alcuni sono dichiarati.
però fa, per quanto riguarda Zoro ed altri non c'entra essere vice, sono semplicemente i più forti dopo il capitano, cioè questo è il... comunque questa SBS è anche secondo me la motivazione per cui non abbiamo avuto una risposta, perché l'aveva messo direttamente nel volume. Giustamente, sì, mi sembra anche giusto così, e quindi maledetto quello stronzo che ci ha rubato, ci ha bruciato sul tempo la risposta tra virgolette ufficiale. Però è estremamente, cioè immagino Belli Pipponi, oh sì, oh, e no, perché lui non dà spirito alle SBS, e quindi se è coerente non deve neanche leggerle. Qua si rompe l'ingranaggio. E quindi aspettiamo Delli al VAR. Se Delli farà un video su questa cosa, tutti sotto nei commenti: ma tu hai sempre detto SBS non sono canoniche, l'SBS è così, implosione del profeta, scacco matto, fantastico. Io comunque la trovo meravigliosa, perché è anche secondo me un po' una conferma di quello che avevamo detto durante la live celebrativa. Ha già fatto un video vabbè. Poi lo andremo a prendere per il culo. Sul fatto che alla fine non ha comunque voluto rispondere, perché è una cosa su cui si scanna il mondo intero. Certo. E quindi finirebbero poi per bruciarsi un attimo un giochino che dura. Però com'era la copertina? Cioè sulla copertina ci sono Zoro e Sanji. Invece nella copertina del volume 102 interna chi c'è al posto di Sanji? Ha tolto Sanji e ha messo Pandaman. Fantastico, capolavoro, che meraviglia, che meraviglia. E domanda a bruciapelo, poi magari leggiamo qualche domanda al volo dagli stronzi, così li ringraziamo anche perché ho visto c'è stato qualche abbonamento e qualche ride, quindi poi devo un attimo anche ringraziare, se no di quello li scambiamo. E cosa ti aspetti del prossimo capitolo? Cioè lo so che tu di adesso vuoi essere scaramantico, però no, cosa guarda, allora potrebbe essere l'ultimo capitolo del volume, se non lo era questo, perché ovviamente non si sa mai se sono 10 o 11. Nel caso in cui sia il primo, potrebbe anche continuare a combattere tranquillamente, perché il primo ha chiuso il volume con Ruffy che dice ti stai divertendo Kaido, e a posto così, quindi non parte il primo capitolo già con la sconfitta del cattivo eventualmente. Se invece è l'ultimo, potrebbe essere che magari vi fa anche un colpo molto potente e Kaido si triggera e parte qualcosa che non voglio nominare. Così lo riprende nel volume 103, ti fa quei 2-3 capitoli molto pregni di info e poi chiude finalmente il combattimento con poi la parte imbruttente con Onigashima che cade, perché ovviamente dovrà cadere da qualche parte, e l'intervento di Zunesha eccetera eccetera. Certo, e dice la cucina del Baratì, parte flashback dopo il cazzotto in faccia, un po' come contro Wapol, esattamente. Se tu sei d'accordo, dato che chiaramente questo è un capitolo di mazzate dove si picchiavano, e quindi certo. Diciamo che siamo comunque riusciti a raccontare qualcosa di sensato questa sera, io magari un quarto d'ora, 20 minuti di domande insieme la farei, quindi La roba di Binks la vuoi fare? Conserviamocela. Va bene. Mentre lo leggevo ho detto ok, vediamo un attimo come evolve e poi magari facciamo una cosa carina. Va bene. Simpatica. Non è che l'ho voluta scammare, ci ho pensato mentre lo leggevo, ho detto conserviamocela. C'è Mattia Scimozzo qui sopra che ha fatto un commento clippanto con il TikTok di Delli, dura un minuto e parla di questa cosa. Se la vuoi... non lo vedo. È sopra. È un bel... Mattia, se lo riesci a se lo riposti, magari ce lo riusciamo anche un attimo a vedere. E lo faccio vedere, altrimenti ecco. Non così. Pedro è vivo. Ok. aspetta, però non posso fare copia e incolla. Lo posso fare io, aspetta. Lo puoi fare tu? Sì, perché io non lo posso prendere. Ok, mi dice usa... Io non ho l'account, posso farlo da computer? No, mettimelo nella chat privata. Ah, ok, perfetto. Linkamelo così io lo apro. Eccolo. Linkamelo così lo apro. La roba di Pedro come l'hai vista? Tu, visto che comunque l'avevano chiesto in parecchi... Che cita Pedro, sì. Ah,
Aspetta che è partito Delli così. Allora, vediamoci un attimo. Questo è più, parliamo di Pedro. Sì. Allora, condivido schermo. Eccolo qui. No, blocchiamo questo. Eccolo qua. Ci siamo? Vai. Ora lo dirò col massimo della tranquillità, dell'umiltà, della tenerezza. Avevo ragione io, il profeta Sexgen. Vi ricordate il posterino dove dicevate che Oda aveva messo quanti capitani? Beh, piccola sorpresina per voi, guardate, ve la faccio vedere. Nelle SBS del volume 102 che a voi piace. Vergogna! Vergogna! Perché l'autore ha sempre ragione, perché se dovete osservare, ops, non solo lì non ci sono i vice capitani, ma Zoro non lo è. E allora dove sono tutti quei cialtroni che dicevano che Oda finalmente aveva arrivato il vice capitano? Zitti, profeta, stai bene. Tra parentesi, vi annuncio che sarà il Napoli Comic Con il 24-25 aprile, esattamente il padiglione, l'orario, tutto quanto, per parlare di One Piece, se non sono buta. Si capisce un cazzo, c'era solo la musica strana. Sì. Bufala, seguitemi su Instagram che abbiamo annunciato. Terribile questa cosa, ma la cosa più terribile è proprio la musica. Vabbè, gli vogliamo bene comunque, grazie Domenico che ogni volta illumini il nostro cammino su One Piece, tu dall'alto del tuo essere profeta. E poi dopo veniamo sotto. Allora, dobbiamo fare una cosa. Sì. Andate tutti sul canale di redazione Sottocultura, nel video immagino di YouTube di Delli, e scrivete solamente una cosa. Delli, virgola, ma tu non dicevi che le SBS non erano canoniche? Punto interrogativo, e che Oda è morto, quindi come spieghi questa roba qui a chi ti segue? E va bene, apriamo le domande. Per me la scamma così, ovvero le color spread non sono il manga, è l'autore che disegna cose, no? Così a caso. L'SBS è l'autore che parla dal suo punto di vista, quindi comunque SBS e le color spread sono in linea, no? Perché non sono il manga, quindi l'autore può fare, può dire quello che vuole, tanto non inficia nel manga. Certo. Quindi è già risposto. Allora, ne approfitto per dire questo, chiaramente il canale in inglese ci dovrà essere, perché è una promessa, però prima deve arrivare la top e poi ci organizzeremo per quello, ma vi possiamo dire una cosa, ovvero che con Gabriele, con Alessandro e con Giorgione abbiamo non solo già deciso il titolo del video, ma abbiamo anche già ideato la copertina. Abbiamo fatto il conciliabolo del male apposta per voi, non vi preoccupate, è tutto divertentissimo. Avrete un video in inglese meraviglioso, assolutamente. Appena si potrà, si fa. Appena si potrà, si fa. Comunque il potere di Luffy da risvegliato è figo, leggermente meno citazione Looney Tunes e sarebbe perfetto. Dai, secondo me è perfetto così. Tanto vi abituerete la cosa se volete continuare a leggerlo, quindi... Certo. Poi vi piacerà, perché poi adesso sta facendo un po' di test, non sa che cosa sta facendo, appena poi capirà bene come utilizzarlo potrà fare anche altre cose sicuramente. Certo, e ragazzi voglio anche rispondere a un'altra cosa, tenete conto che quando ho un ospite prediligiamo come sempre il contenuto, non è che sono da solo e appena vedo un abbonamento o un bit o così mi fermo ogni 700 volte per ringraziarvi, quindi quando c'è un ospite o quando facciamo il contenuto e appena c'è il momento, zac, mi fermo e ringrazio tutti. E quindi ne approfitto al volo per ringraziare Riccardo Claudio, ringrazio Enrico Zanetti perché ha regalato 25 bit, ringrazio Simo Twitch 1998 che dice grazie per tutto l'intrattenimento che ci dai, sommo, il video di oggi del re è veramente una perla, complimenti ad entrambi, e grazie anche a Bracco che dice chiamiamo Delli, non meglio di no, vogliamo stare tranquilli. Tra l'altro che bei baffi che ha lo zio Carlo, sembra Batman, c'è il simbolo di Batman sotto il naso. È verissimo. È verissimo.
Ma il re non è un ospite, dopo il video di oggi è il titolare del canale. Ma lo possiamo raccontare questa cosa? In realtà il re ha anche le chiavi d'accesso al mio canale YouTube. Sono amministratore. Il re, ma il Gabriele è l'amministratore, uno degli amministratori del mio canale YouTube. Non sto scherzando. Infatti il video l'ha caricato direttamente lui. Infatti. E la cosa divertente, quando io sono andato a vedere, l'avevo letto dopo la cosa che mi aveva scritto, ma da dove è uscito questo video? Ma io non l'ho caricato. Poi ho visto, Gabriele, no, l'ho caricato il video direttamente. Ah, vabbè, a posto così. E quindi, vabbè. Vabbè, sì, questa è una cosa dell'attacco dei giganti. E non mi segue su Instagram. C'è un motivo, ragazzi. C'è un motivo. Perché allora, siccome io devo stare attento agli spoiler, col mio profilo personale non seguo niente che è legato a One Piece. Perché già mi esce roba nel feed senza che io segua nulla. Perché magari mi capita qualcuno mi linka, io apro per sbaglio il coso di YouTube, di Instagram con One Piece, quindi ti entra poi dentro nel tuo feed queste cose che tu hai visto in precedenza. Quindi io non seguo niente di One Piece, non seguo neanche Angelo, però lo seguo con quello del Biker Raft, ovviamente. Quindi se io switcho di là, ce l'ho. Io uguale come Gabriele, quindi non seguo nessuno perché se no mi becco tutti gli spoiler. Però Gabriele lo seguo. Ecco, quindi. Perché io non parlo di One Piece col mio canale, che non uso mai, Quindi non mi iscrivete, non mi rompete l'anima, perché io ci metto qualche fotino ogni tanto, ma non ci sono su Instagram. Quindi no. Come sommo che aveva messo la color 2 giorni prima. Ma quale? La color spread dei Vice? Vabbè, ma dei Vice. Ma quello non spoilerava niente, però, ragazzi, bisogna anche un attimo contestualizzarle a queste cose. È un po' come la gente che si è triggerata quando avevo messo la tavola dei cattivi di My Hero Academia. Oddio, spoiler! Ma ci sono Shigaraki, ci sono i cattivi che conoscete da 6 anni, non potete dire che è spoiler. Così come, ecco, la color spread di Zoro, Beppo e degli altri, ma che spoiler era? E poi la cosa divertente è che su quella color spread io non sapevo neanche che era del capitolo. Fosse un disegno. Sì, io pensavo che fosse un'illustrazione, e quando l'ho visto ho detto, cazzo, bella questa illustrazione con i secondi, e quindi la postai, e poi ho scoperto dopo che era la color spread del capitolo, e quindi lì è stato anche divertente. Chiedono come si chiama il re su Instagram, adesso tutti quanti a seguire il re. I viaggi di Gabriele, perfetto. Se vi va. Perfetto. Visto che Trafalgar e Kid hanno sconfitto l'imperatore, meriterebbe di prendere il posto di Big Mom? Ma io penso che non ha più senso la cosa degli imperatori, finita questa saga. Cioè, la flotta di 7 è morta, e quindi una parte di equilibrio è saltato. E Kaido e Big Mom cadono, quindi questa parte di equilibrio è saltato. Se il nero e il rosso si sistemano a vicenda, comunque qualcuno dei due salta, e ne mangono due, rimangono il Rufy e il vincitore tra il nero e il rosso eventualmente. Quindi non ha più senso la questione imperatori, perché fa parte dell'equilibrio che deve saltare. Cioè, c'è la Marina con le armi nuove di Vegapunk, e questo basterà in teoria per mantenere l'equilibrio da parte del governo, però ovviamente dall'altra parte c'è Joy Boy che è tornato, eccetera, eccetera. Inizia l'impero di Barba Nera, esattamente. Più che altro adesso sarà veramente... Anche perché, ecco, una domanda che si sono fatti tutti era ma adesso che Rufy ha questo potere potentissimo che lo ha trasformato in un fumetto, in un cartone animato, ma tutti i prossimi scontri saranno così demenziali? La mia risposta è, poi non so tu che cosa ne pensi, non so voi che cosa ne pensate in chat, quindi potete scrivere sempre, è stata, ma alla fine a Rufy adesso di combattimenti gliene mancano due. Uno è Barba Nera e Im non si sa se ci deve scontrare contro. Punto. Non, anche perché dopo Kaido, con chi ti vuoi scontrare? No, ma infatti, cioè, è il combattimento della vita questo. Il resto dovrebbe essere una discesa un po' arzigogolata, ma è una discesa. Certo. Cioè, ma per forza, anche perché adesso io devo, anzi dico una cosa, io non vedo l'ora a questo punto, proprio vedendo come si è trasformato Rufy del combattimento con Barba Nera, anche perché Barba Nera è veramente il frutto del diavolo che li mette tutti quanti in difficoltà, e quindi lì basta che lo tocca, si ruba il potere e poi Rufy che cazzo fa? Quindi lì secondo me sarà veramente divertentissimo. Non vedo, bisogna capire come lo metterà in scena questo scontro, anche perché, e qui secondo me
parte davvero non solo la parte finale di One Piece, ma si ritorna forse a un One Piece che non vedevamo dal post time skip, perché la domanda adesso è: ok, ma dopo? Punto di domanda gigantesco. Perché comunque noi tutti quanti dopo Punk Hazard è come se avessimo avuto da Punk Hazard in poi quantomeno è come se avessimo avuto una strada tracciata di posti che sapevamo avremmo visto, sì. Non sapevamo com'erano quei posti, ma sapevamo che dopo Punk Hazard doveva andare su Dressrosa, sapevamo che dopo Dressrosa doveva andare su Zoo, sapevamo che dopo Zoo sarebbero dovuti andare a Wano Kun, c'è stato un intoppo di Whole Cake Island che è stato un po' così, però la strada era veramente tracciata. Adesso non siamo di nuovo nel punto di domanda. Questo mi piace un sacco, perché non so che cosa aspettarmi. Io non so neanche più se aspettarmi un combattimento Ruffy Teach. Cioè, veramente, comincio a vedere veramente nebbia dappertutto. Scommetto che Re ha ancora le credenziali del profilo. Certo. Facebook. Ma Gabriele c'ha le credenziali di tutto in realtà. C'ha le credenziali di Twitch, c'ha le credenziali di YouTube, c'ha le credenziali di Facebook. Prendete, se muoio, nel caso, Gabriele c'ha tutte le password. Sono il suo testamentario, come si dice, È vera questa cosa, non stavo scherzando. Quindi nel caso in cui qualcuno tentasse di hackerare Gabriele, potete hackerato pure me. Quindi un saluto agli hacker che ci stanno ascoltando. Se un giorno comincerò a parlare napoletano, preoccupatevi. Va bene, andiamo avanti. I cui due alla fine arriveranno stremati e si prendono a pugni fino allo stremo e senza poteri. Questo sarebbe bello, Ruffy. Uno scontro vecchie maniere. Anche perché in realtà, ma secondo me sarebbe bellissimo, perché poi loro si sono conosciuti nella maniera più atipica possibile, litigando sul mangiare. La cosa, ecco, no? Guarda come le cose ritornano. Perché la gente si è lamentata di questo combattimento che non ha avuto pathos di Ruffy, che è un cartone animato, in quello che è comunque lo scontro che sarebbe dovuto essere il più epico di tutti. E noi ci siamo dimenticati che Ruffy ha incontrato la sua nemesi non nella maniera più epica, ma litigando sulla crostata di ciliegie e sul succo di frutta. Cioè, ragazzi, non so se ci spieghiamo, Cioè, Ruffy ha incontrato la sua nemesi litigando sul cibo. Basta questo. Rilanciandosi, comprava di più torte e crostate. Quando si dice che Oda è impazzito, se noi pensiamo a queste piccolezze, ti rendi conto che sì, chiaramente Oda dal punto di vista stilistico è cambiato tantissimo, dal punto di vista narrativo è cambiato tantissimo, ma il cuore di One Piece, cioè, sei rimasto quello. Poi escono, fa la scena super figa con il discorso sui sogni, però il primo incontro è quello lì, è marcio, cioè loro che si guardano male, Nami che lo imbruttisce, che lascialo stare, non dobbiamo far male a nessuno. Sì, che è bellissimo. Allora io prendo 100 torte, allora tu mi prendo 100 succhi di frutta, è bellissimo. Cioè, Nami dice, siamo poveri, i soldi non li abbiamo per queste cose. È sempre stato un idiota, ecco. E ricordiamo che loro sono un polpo, questo per chiudere, certo. concludendo credo che non vedo l'ora che sia venerdì, e ammetto che Onigashima, per mia fortuna, non so per te, è stata davvero una bella saga, ma me la sono goduta tantissimo. Ti ripeto, è la prima volta che io sono molto molto attratto dai combattimenti, da queste scene di botte tra personaggi, perché mi sta molto intrattenendo, e appunto poi ci sono tanti intermezzi di lore, di cose che succedono e portano avanti la trama, però ecco, non avevo mai veramente goduto così tanto nel vedere un anno e mezzo di botte. Ma ai tempi veramente, cioè, anche con Katakuri mi sarei tagliato. Loro dicono la frase sempre che va bene con il plurale. Non ce la faccio più a rispondere a questa domanda. Quanti anni?
Quanti? Ma ogni volta abbiamo fatto video contro video, abbiamo spiegato in tutte le salse. Quanti anni? Tra questa, giustamente, povero Gian Mauro non c'entra niente, però. Tra questa e la cosa di Arlong che io dei pesci del mondo. Sì. E quindi Sam è un uomo pesce, non so quante volte abbiamo spiegato puntualmente. Perché poi la cosa bella è che basta andare su YouTube, lo cerchi e ti escono credo 70 video, 35 miei e 35 di Gabriele, dove puntualmente spieghiamo questa roba. Vabbè, quindi nel caso Gian Mauro, o vai sul canale di Gabriele oppure vai su Sovobuta, digiti e vedi che ti esce la spiegazione di questa roba, che voglio stare a ripeterla per là. Faccio la cacca, ci dirà Super Joy se faccio la cacca. Sì, tutte le mattine, puntuale, come un orologio. Ah, perfetto. Ah, diciamo, a me non serve perché va bene. Ma non è solo ieri, perché ieri ero in live. Sì. E a un certo punto ho messo Elden Ring, però ho detto ragazzi mi scappa la cacca. E quindi ho lasciato Elden Ring fermo, col protagonista davanti al mostro, e io sono andato a cagare mentre loro parlavano in chat, per i fatti loro, e io cagavo. Perfetto. Come al solito, insomma, ordinaria amministrazione. Va bene, bestie di Satana. E come al solito è stato un piacere essere qui con Gabriele. Io ammetto che ormai lunedì lo aspetto veramente anche più del capitolo, non sto scherzando. Non vedo l'ora, anche perché Gabriele è proprio compagno di viaggio, e quindi mi fa veramente piacerissimo. Altrettanto. Scambiare due parole con lui, ma soprattutto con voi, con Pedro. Voi. Pedro, non abbiamo detto Pedro. Pedro, perché bello e buono tira fuori Pedro? Pedro dice, quindi Pedro è vivo. Pedro, non lo so. Pedro, onestamente, cioè, capisco la citazione perché comunque è un personaggio che lui deve, a cui deve molto per essere riuscito a scappare da Wall Cake. Perché più si è fatto sciopare appunto per staccarla Sunny dal certo. Caramello di Perospero, e quindi comunque poi hanno fatto anche la tomba a fianco di quella di Yasuo sul monte del Kuri. È un personaggio che tutto sommato ha il suo perché, e quindi ci sta che lo abbia citato come a evocarlo in questa cosa qua. Anche per te, dice, anche questa vittoria, tu che ci sei morto per noi, è anche per te. Fa strano poi che sia con Momo, Tama e Kinemon, che sono tre con cui ha stretto un patto, con Momo un'alleanza, con Tama il cibo e con Kinemon infatti è una cosa stranissima, perché cioè tu effettivamente tra le tante persone che poteva citare il fatto che citi Pedro è proprio, cioè sembra quasi buttata lì a caso, per caso. Non lo so. E sembra sì, quasi come se Oda avesse voluto dirci: signore, ricordatevi che comunque se sono qua è anche grazie a lui. Sì, assolutamente sì. Però a questo punto, io credo che comunque sia vivissimo. Se lo sia da qualche parte lì su Whole Cake Island, oppure se lo siano presi all'ultimo quelli del Germa, non lo so. No, però vabbè. Ormai io scherzo sempre, dico che alla SNAI non lo danno neanche, cioè non lo puoi giocare, quindi via. Zero. Così. Zero. Zerissimo. C'è una domanda di Fizz interessante. Cioè, avete visto la dichiarazione di Starcomi sulla color di One Piece che tu mi avevi indicato? Ecco, possiamo parlarne un attimino. Sì. È interessante. Nel senso che effettivamente non hanno tutti i torti. Cosa dicevano quelli di Star Comics? Dicevano: chiaramente noi sappiamo che molte persone si aspettano la color di One Piece, ma il problema è che la color di One Piece è esclusivamente digitale. Quindi, essendo pensato per il mercato digitale, non c'è neanche in Giappone un'edizione cartacea della color, come esatto. Può essere quella per esempio di Dragon Ball. Quindi fin tanto che non pubblicheranno una color in Giappone, noi non ci sentiamo di pubblicarla, soprattutto perché la qualità dei colori è poco compatibile con un'eventuale stampa. Questa è stata la risposta. Sarà in RGB e non è CMYK, quindi tutte questioni di stampa. E loro hanno detto, nel caso in cui dovessero fare una color stampata di carta ci pensiamo, altrimenti no.
perché non la riusciamo a fare. Questa è stata la risposta ed è interessante. Vedremo, speriamo, perché tutti quanti noi credo che se dovesse uscire la Color, anche se ce la compreremo, nonostante già ci abbiamo One Piece, perché siamo degli stronzi. Chiaro. Se fosse tradotta anche bene, volentieri, cioè se lo ritraducessero e controllassero tutto pedissequamente, sarebbe il prodotto definitivo. Sì. Ringrazio Infinitus che si è abbonato, dice vada come vada, vi voglio bene. E comunque volevo un attimo rispondere a zio Carlo che mi ha chiesto come mai non se si vedessero meno i messaggi coi bit. Purtroppo non quando sono su StreamYard. Io quando ho un ospite non utilizzo Streamlabs se devo importare tante cose. Quindi riesco a vedere i messaggi degli abbonamenti, ma non quelli dei bit quando sto su StreamYard. Quindi no, se avete scritto delle cose non le ho viste, mi dispiace. Non è colpa mia, non dipende da me. Quindi abbiate chiedo scudo, ma abbiate pietà anche di me. Secondo voi Ruffy rimarrà un deficiente o diventerà serio alla fine del combattimento con Kaido? È alla fine del combattimento con Kaido ed è un deficiente, quindi per me rimane tale. Anzi, più è andato avanti col manga, più è diventato deficiente. Perché all'inizio non era così. All'inizio ogni tanto se ne usciva anche con certe cattiverie personali nei confronti degli altri. Invece più è andato avanti il manga, più è diventato deficiente Ruffy. Infatti la è perché a forza di prendere le botte qua e là il cervello l'ha risentito. Però adesso è gommoso anche il cervello, quindi è difficile. Cioè secondo me rimarrà, cioè diventerà ancora peggio, però non lo so. Ah, ti volevo chiedere una cosa. Che ne pensi di quella vignetta? Io me la sono dato una spiegazione. Però che ne pensi della vignetta dove si vede che Ruffy trapassa il cranio di Kaido? Ah, è come il frutto peo per risvegliato, con lo spadone che trapassa Big Mom da parte a parte e in realtà non la taglia. E entra di qua e le esce di là, è solo che fondamentalmente la spada non l'ha penetrata. È un gioco del risveglio. Quindi il pugno gli arriva in faccia e gli sbuca dall'altra parte perché io è divertente. Io me l'ero spiegata più o meno identica. Cioè, se vedi nelle vignette, si vede Ruffy che quando è dentro Kaido gli escono fuori le mani, i piedi, oppure riesce a trapassare gli occhi perché gommifica tutto e quindi riesce a farlo. Questa è la mia. Cioè, più che gommifica è che rende tutto esilarante, no? È questo che fa poi il risveglio del Nika Katsis. Perché anche lì vedevo le persone che si sono triggerate. Non so se da te si sono triggerati. Da me si sono triggerati. Sì. Oddio, gli ha trapassato la testa, ma non gli ha trapassata. Che schifo, che orrore. Va bene, le persone sono contente così. L'hanno penetrata altri. Bene. Sì. Quello sì, in tanti anche. Ok, ma se ecco, direi questa forse è la domanda finale. Ma secondo voi la figura di Joy Boy ha finito per oscurare quella di Roger? Sul lungo termine sì, perché comunque Gold Roger è passato da essere colui che aveva lasciato il tesoro a un ubriacone bastardo simpatico che ha fatto un grande viaggio, è arrivato alla fine, ha conquistato la Grand Line, e però si è trovato davanti una cosa che non gli apparteneva e si è fatto carico di questa cosa e ha mandato avanti il piano. Quindi diciamo che l'ha oscurato, no, ne ha preso il posto sì, in quanto vero detentore di questo tesoro lasciato a Laugh Tale, ma Roger è comunque fondamentale, perché Roger è stato veramente forse la chiave che ha fatto poi partire veramente il rush finale per questo viaggio. Senza Roger che è sul patibolo ha detto andate a prenderlo signore e signori, probabilmente si sarebbe mosso tutto in maniera diversa, magari non sarebbe successo niente per l'ennesima volta in 800 anni. E per rispondere a Natuzzo, sì, ne abbiamo già parlato, quindi devi recuperare la live perché ci abbiamo dedicato un bel po' di tempo. Va bene. Ci siamo? Sì, ci siamo. Buonanotte, un bacio, ci vediamo dall'altra parte. Ciao.